Gli italiani pensano di sapere tutto sulla cottura della pasta, ma non è così e ora ve lo dimostro. Qui abbiamo dell'acqua che sta bollendo, che ci vuole per cucinare la pasta. Un po' di sale, qui c'è la pasta, la butto dentro, do una mescolatina, copro e spengo il fuoco. Esattamente, spengo il fuoco. Non ve l'aspettavate, vero? Beh, ora non mi resta altro che aspettare il tempo segnato sulla confezione della pasta e magari preparare un condimento. Io l'ho già preparato perché oggi fa caldo e ho preparato un condimento freddo. Bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Ebbene sì, per cuocere la pasta non è necessario che si mantenga l'acqua a bollore. Non è il bollore dell'acqua che fa cuocere la pasta o qualsiasi altro alimento, ma è il calore che si trasferisce da un corpo caldo, cioè l'acqua, a un corpo che è più freddo, cioè la pasta. Per cuocere la pasta è quindi sufficiente l'energia termica che è già contenuta dentro l'acqua che io ho portato all'ebollizione. Non è una mia invenzione né quella di altri chef, anche se questa tecnica, questo accorgimento periodicamente viene riscoperto da cuochi e chef in giro per il mondo. In realtà è un qualche cosa che si sa da almeno 200 anni, ma che fatica a diffondersi perché c'è l'idea sbagliata che l'acqua debba bollire per far cuocere quello che immergiamo dentro. Non è una nuova tecnica di cottura. Sembra diverso solamente perché noi attribuiamo spesso erroneamente al bollore, all'ebollizione dell'acqua, la capacità di cuocere la pasta, ma non è così, è semplicemente la temperatura raggiunta dall'acqua. I motivi scientifici del perché funziona ve li faccio vedere nel prossimo video. In questo mi concentro sulla domanda che molti di voi si stanno facendo, e cioè, ma perché dovrei farlo? Vi offro almeno tre motivi. Il primo è non sprecare gas. Quando cuociamo col gas, si spera almeno al minimo, facciamo andare l'acqua per almeno 10 minuti, 12, 13, 15, dipende un po' dal grado di cottura che volete. In questo caso, quindi, io posso risparmiare 10 minuti di gas. Uno dice, vabbè, se faccio i conti non sono poi tanti soldi, è vero, però moltiplicatelo per tutte le volte che voi cucinate la pasta e moltiplicatelo per i milioni di italiani che ogni giorno cucinano la pasta. Quindi, dal punto di vista finanziario e anche dal punto di vista ambientale, non è una cosa, diciamo, trascurabile. Il secondo motivo, molto più pratico, è che facendo così io posso liberare un fornello, io posso spostare la mia pentola e utilizzare il fornello, magari ho già gli altri pieni, oppure sono in campeggio e ho un piccolo fornellino unico dove magari la bombola si sta quasi esaurendo. Il motivo però che io preferisco è il terzo, e cioè, ma perché dovrei fare qualcosa di inutile solo perché si è sempre fatto così? Bisogna sempre, nella scienza come nella cucina, porsi delle domande e cercare di capire perché si fanno certi gesti. Noi certi gesti li facciamo in modo ormai talmente automatico che ci dimentichiamo spesso di chiederci ma perché li facciamo? E magari vedere se ci sono delle alternative. Ed ecco che dopo 12 minuti la pasta è cotta, quindi la scolo e la condisco con i pomodorini che avevo preparato prima. Perfetta, cotta a puntino. Lo so che siete scettici, ma non vi dovete fidare di me. Provate, magari dovete aggiustare un po' i tempi di cottura, specialmente se la vostra pentola perde calore velocemente. Provate il vostro formato di pasta preferito e scrivetemelo nei commenti. Nel prossimo video, la scienza coinvolta. Per ora, buon appetito dal vostro amichevole chimico di quartiere.